Bentornati. Oggi ci occupiamo dei diritti negati ai docenti. Un docente dell'Istituto Pittarelli di Campobasso chiede dei permessi per motivi personali. Il dirigente scolastico del suo istituto glieli nega. Il docente non si rassegna e si rivolge alla sezione provinciale della Gilda della città. Avvocato Fiore, come è andata questa vertenza? Allora, premesso che l'oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso verteva sui permessi personali che gli insegnanti hanno diritto di fruire nell'arco dell'anno e sull'errata interpretazione della norma contrattuale che praticamente sovrapponeva le due ipotesi dei 6 giorni di permessi assimilabili alle ferie invece dei 3 giorni di permessi personali previsti al comma 2 dello stesso articolo, che rispetto ai quali non c'è nessun tipo di discrezionalità da parte del dirigente scolastico né nella valutazione del motivo della fruizione né della comparazione delle esigenze, diciamo, di carattere organizzativo del plesso scolastico e quindi delle esigenze, se si vuole, anche didattiche. Quindi da questo punto di vista il Tribunale di Campobasso ha assolutamente chiarito che il dirigente scolastico non può intervenire e quindi non può sindacare la richiesta di permessi da parte dell'insegnante, che è libero di scegliere la modalità di fruizione dei permessi su semplice richiesta e ovviamente autocertificazione rispetto alla richiesta stessa. Ma come mai il giudice non ha accolto la richiesta di risarcimento? Il Tribunale di Campobasso in effetti sulla richiesta risarcitoria ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento, ritenendo che il fatto dell'oggettivo del mancato riconoscimento dei permessi in presenza comunque del pagamento della retribuzione non sia, sia sufficiente ad escludere la sussistenza di un'ipotesi differente di riconoscimento di un diritto al risarcimento da parte dell'insegnante, e sotto questo profilo si sta valutando la possibilità di proporre il gravame avverso la decisione del Tribunale di Campobasso, ritenendo in sé anche, come dire, pericoloso che il dirigente scolastico, che non dovrebbe, e secondo quello che lo stesso tribunale ha stabilito, avere alcuna discrezionalità nella concessione di questi permessi, poi resti in qualche modo privo di effetti dal punto di vista sostanziale, non essendo riconosciuto alcun risarcimento al lavoratore rispetto all'illegittimità del comportamento datoriale. Questo. Ma vediamo vicino all'avvocato Fiore il coordinatore provinciale di Campobasso, Michele Paduano. Professore, vuole aggiungere qualcosa? La Gilda si dovrebbe occupare di politica sindacale, purtroppo spesso e volentieri viene distratta dai dirigenti scolastici, quello che è capitato ad un collega, e quindi grazie alla bravura, alla maestria, alla professionalità dell'avvocato Fiore noi abbiamo vinto. Il giudice del lavoro ha dichiarato la ineccepibilità, la insorgenza, il contrasto con la legge, perché noi parliamo di illegittimazione del diniego, un diniego che a domanda in base all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro deve essere dato per motivi personali. Ringraziamo il professor Paduano e l'avvocato Fiore. E vediamo un altro caso di diritto negato nella provincia di Potenza. Una docente viene punita dal proprio dirigente scolastico perché si è assentata per sottoporsi agli esami clinici. La docente si rivolge al coordinatore provinciale della Gilda, Antimo Di Geronimo, e, assistita dall'avvocato Enzo Fagello, presenta un ricorso. Il giudice del lavoro di Lagonegro accoglie il ricorso, confermando quanto c'è scritto nel contratto nazionale del lavoro, che i docenti hanno diritto ad assentarsi per sottoporsi degli esami clinici utilizzando le assenze per malattia. Pertanto i docenti che devono fare degli esami clinici non hanno bisogno dell'autorizzazione preventiva del loro dirigente scolastico, basta che comunichino prima dell'inizio delle lezioni la loro assenza. Il giudice del lavoro ha condannato inoltre l'amministrazione al pagamento delle spese legali, ma la negazione di un diritto come in questo caso non è un aggravio di spesa per l'amministrazione? Gilda degli insegnanti, dalla parte dei docenti, per essere sempre informati. Arrivederci.